E allora procediamo con il solito trattamento. Allora, visto che è un po' che non ci vediamo, do un'occhiata alla luce. Proteggerà i suoi vestiti da eventuali pelucchi e prodotti. È profumato, morbido. Allora adesso tiri su bene il collo che andiamo a sistemarlo. Ok, proprio qua sotto. E vado a legarlo dietro. Ok, direi di procedere con un bel massaggio rivitalizzante. Andiamo a stimolare il microcircolo e allo stesso tempo andiamo a rilassarci completamente, ok? E un olio davvero prodigioso. È innanzitutto molto rilassante. Tiene lavanda e talco e quindi già il profumo la porterà in una sensazione molto molto rilassante e ha degli altri oli che vanno a stimolare la crescita della sua barba e la rendono anche più morbida, quindi mettiamo qualche goccina. Rendiamo la cute più morbida, la pelle
pelo sarà più morbido anche da tagliare e non le farà male e la sua pelle non si irriterà per niente. Piano piano, piano 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 piano, come si sente? Ok, bene, continui in questo percorso di rilassamento. Adesso andrò a prendere questo gel che sa che noi usiamo al posto della schiuma da barba. Questa tecnica, lo sa, è molto innovativa e permetterà di non creare irritazioni. Andiamo a sistemarla in questa parte del viso per andare a definire bene gli angoli. Perfetto, adesso stia bello immobile e io andrò piano piano, okay, a definire bene gli angoli della barba. Andiamo un po' più in giù, io non lo scollerei di più il margine, ok, rimaniamo sempre al solito. Eh sì, è una bella ricrescita, ma d'estate si sa che la ricrescita aumenta e diventa sicuramente più veloce. Ok, ancora un pochino qua sopra. E andiamo anche a ripulire un po' in mezzo al mento, ok? Oh.
Allora, mi faccio pettinare bene le lunghe. Faccio male, me lo dica. Pettiniamo bene. Vede, con quest'olio è tutta districata e non ci sono nodi all'interno. Bene, allora andiamo a usare un po' questo sapone. Gliela sciacquo in modo che il taglio glielo faccio con la barba bagnata, va bene? Ok. Lascio agire qualche secondo, Togliamo piano piano, risciacquandola. Sì, questo è uno shampoo apposta, ovviamente non fa schiuma, è apposta per la barba, non è aggressivo. Allora, e adesso cominciamo con il taglio. Andiamo. Innanzitutto pareggiamo qua. Ok.
Il timer parte con un bel massaggio rilassante, delicato, leggero, leggero, che massaggerà la sua schiena. Si sta addormentando, lo so. Succede a molti clienti, perché noi qui vogliamo solamente lasciarla un po' più lunga questa volta. Facciamo, ok, dai, facciamo un 4, così rimane leggermente più lunghina. Si fa sempre in tempo poi a ritagliarla. Ok. Inizio, eh. Un po' sulla testa, per favore, e sotto, vediamo un po', perché prima l'abbiamo pareggiata perché c'erano dei pelini un po' più lunghi e adesso l'abbiamo accorciata tutta, così è tutta a pari. Vediamo un po'. Ok, sì. Perfetto. Allora prendo l'olio per la barba, questo qui avrà un profumo che la farà veramente coricato, che si sta godendo il relax più assoluto. Quest'olio andrà a lucidare, buonissimo, senta un po', sa di cocco, di monoi, di estate. Sì, distenda tutti i suoi muscoli, appoggiati.
si rilassa. Adesso andremo a mettere questa crema novità del salone, sì. Non c'era l'altra volta, e parliamo di uno styler. Questo sì, è una pasta matte, si può anche percepire dalla confezione, no? Profumo che giuro non può non innamorarsi. È uno styler, appunto. Quindi, dopo aver idratato bene la sua pelle e la sua barba, andiamo a sono davvero contenta di aver trovato questo prodotto, perché è ottimo, tiene la sua barba in piega tutto il giorno, ma in maniera super delicata, quindi è morbida e anche profumata, vedrà, se ne accorgeranno le persone che le staranno in. Assolutamente bene anche per i capelli. La prossima volta, se vorrà venirmi a trovare, mi prenderò cura di lei e anche della sua chioma. Va bene? Ok, aspetti che le tolgo le slacce. Sia stato di suo gradimento anche questa volta. Quando vuole mi trova qui e alla prossima.